che il presidente dell'Istituto dell'approccio centrato sulla persona, che è stato fondato da lui stesso assieme a Carl Rogers, ed è lui stesso è stato allievo di Carl Rogers, è uno, diciamo, delle scuole di pensiero principali di riferimento degli educatori professionali italiani. E oltre a questo, Alberto Zucconi recentemente, tra le innumerevoli diciamo, onorificenze e collaborazioni a livello internazionale, mondiale, oltre a essere membro dell'Accademia delle Arti e delle Scienze, è stato nominato recentemente direttore del World University Consortium, quindi un consorzio universitario mondiale che mette in rete le università. Mi dicevi che la conferenza mondiale dei rettori è aderente a questo consorzio, giusto? Dei rettori delle università. E naturalmente questo per noi significa avere possibilità di aperture e di collegamenti nel campo dell'educazione a livello mondiale. Quindi ti ringraziamo, Alberto, e ti ascoltiamo con davvero grande piacere. Sì. Grazie Dario e complimenti per questo convegno. Devo dire, io sono arrivato ieri sera da Roma e ho avuto una cena con i relatori, la maggior parte, e sono stato contentissimo perché ho capito chi erano, che mi sentivo sulla stessa lunghezza d'onda. Adesso li ho ascoltati e devo dire che sono quasi settantenne, mo ho imparato qualcosa e sono anche stato toccato emozionalmente da alcune delle condivisioni. Mi sembra proprio quindi un ottimo convegno e di qualità, anche perché secondo me, lo cercherò di dire molto brevemente, il vostro profilo professionale, io non sono un educatore ma ne conosco molti perché lavoro nella formazione con il mio istituto in molte cooperative sociali eccetera, e quindi li incontro sovente, a mio avviso, come tutte le professioni di aiuto, avete un ruolo è una responsabilità sociale rilevante e quindi quando si può impattare sistemi si può fare molto del bene ma anche il converso. E poi voi, come altre professioni di aiuto, vi occupate della cosa più importante per una nazione o una comunità: persone. Non è il petrolio, non è il carbone, non è l'oro la migliore risorsa per una nazione e una regione, una comunità, sono le persone. Forse anche i politici un giorno lo capiranno. Però per applicare delle politiche efficaci, sia a livello micro, di fare un'azione efficace di empowerment, come diceva giustamente e in maniera eloquente Don Armando, prima bisogna accogliere per fare qualsiasi cosa e bisogna essere. E quindi si fa qualcosa che ci dà spazio nella vigna, prima si stabilisce la fiducia. E però io credo, e questo è molto importante proprio nel mondo universitario, che per forza ancora educazione a quadretti, mentre ci sono persone che ci dicono può essere viva la vita, la fenomenologia. Dewey, famoso filosofo e anche pedagogo, diceva il problema nel campo dell'educazione è che ci sono troppi insegnanti e pochissimi facilitatori di apprendimento. Io credo che è fondamentale chiedere se vogliamo insegnare, se vogliamo alla gente far fare delle cose come fossero degli animali addestrati a fare salto quando glielo diciamo noi, o se abbiamo la capacità di comprendere come promuovere empowerment. Amo molto questo detto di Einstein, che
appunto sottolinea un problema grossissimo. Ci si domanda come mai c'è la crisi in Italia e si pensa che sia solo dovuta ai pochi anni dove in America hanno fatto il subprime e già altri pasticci cosmici, ma deriva da situazioni ben più strutturate e perché ancora non si è capito, a mio avviso purtroppo, che non si possono risolvere i problemi con lo stesso tipo di forma mentis che li ha generati. Mi riferisco al meccanicismo riduzionistico. E quindi è necessario, a mio avviso, che voi, educatori professionali, abbiate degli strumenti adeguati. E quello che io ascolto da leader anche di organizzazioni mi rassicura molto come cittadino, perché la polis è dove vivo. E questo io, per varie ragioni professionali, ho modo di lavorare con a volte intere nazioni o gruppi di nazioni, a volte regioni, città o singoli individui. Io vedo che spesso il problema è proprio a monte, mancano efficaci mezzi di analisi e poi di intervento, e quindi proprio non si vedano per niente le cose. A volte sostengo e sarebbe meglio, anche se c'è buona volontà, invece di cercare di aiutare nella maniera sbagliata non si facesse niente, si creerebbe meno danno. E se si vuole impattare sistemi è anche moralmente mandatorio capire quello che si fa, ecco. E quindi comprendere anche i complessi processi con cui la realtà è socialmente costruita. Insomma, proprio tutto, la relazione con noi stessi, con gli altri e con il mondo. Come costruiamo la nostra esperienza? La fenomenologia ce lo insegna. Apprezzato molto, finalmente ho sentito qualcuno che spiegava la fenomenologia e i suoi principali esponenti in maniera comprensibile. Ho avuto un'esperienza fenomenologica soddisfacente. E comunque ai vari livelli della realtà è importante comprendere come la realtà è appunto socialmente costruita. Quindi competenze relazionali, processi sostenibili e soprattutto, a mio avviso, è importante aiutare gli altri nella maniera giusta, perché un welfare in molte nazioni occidentali ha ucciso la resilienza, ha reso le persone dipendenti e li ha fatti sopravvivere rubandoli però la dignità e la loro capacità proattiva. E quindi bisogna essere molto attenti come si aiutano gli altri, anche se la buona volontà è indubbia. Mi piaceva molto, molto più eloquente Don Armando, se tutti i preti fossero così io ci metterei la firma, ma comunque diceva: uè, ma dove andiamo a salvare la gente? Calma, accoglienza, rispetto, sono d'accordissimo, che questo è dimostrato anche scientificamente tale. Comunque, guardate che non è solo buon cuore, è fare buona scienza, anche perché le problematiche da affrontare sono drammatiche. Se vogliamo guardare da un punto di vista finanziario, che ci salta agli occhi sempre i soldi, chissà se sono veramente la cosa principale. Comunque il 4% del PIL mondiale è bruciato ogni anno giusto perché non riusciamo a organizzarci dove lavoriamo, dove viviamo in maniera funzionale. Quante sofferenze quel 4% di soldi oppure in Europa, la punta di diamante della civiltà, ecco, 1 milione di
giornate lavorative perso un anno perché la gente è troppo fusa per poter recarsi al lavoro. Le spese del mondo occidentale sono in ascesa continua, ma la salute e il benessere dei cittadini non migliora. E abbiamo la scienza da circa 80 anni, e dalla scienza esatta dei padri della fisica quantistica, poi negli anni 30 nell'ambito della von Bertalanffy, la biologia, una visione sistemica che ci dice possiamo meglio comprendere il mondo non a quadretti, ma comprendere che tutto, dalle galassie agli atomi, inclusi gli esseri umani, in termini di sistemi complessi, e quindi ne siamo parte, siamo mammiferi sociali, tra parentesi, facile da capire, e conteniamo al nostro interno anche sistemi più piccoli, e tutti i sistemi interagiscono e si influenzano a vicenda, all'unisono. Comunque sia, qui ci siamo ritrovati che un premio Nobel e membro della World Academy of Art and Science, tutte e due i linguaggi dell'umanità, arte e scienza, Krusen ha coniato anni fa questo nuovo termine per comprendere il mondo in cui viviamo. È l'era dell'antropocene, e non è una buona notizia. È l'era dell'antropocene, cioè gli esseri umani e le loro azioni sono il numero uno variabile che impatta tutti i sistemi di vita nel pianeta, e lo stiamo distruggendo. E quindi io credo che voi siete importanti, e tutte le relazioni di aiuto lo sono, anche l'insegnamento a scuola, all'università lo è, e io credo che abbiamo bisogno proprio di comprendere come cittadini a tutti i livelli del nostro stadio di sviluppo un po' meglio la realtà, soprattutto la nostra, e comprendere che anche gli altri esseri umani che sono di colore diverso, di genere diverso, di orientamento sessuale o politico o religioso diverso, sono innanzitutto persone, e che un albero, uno scoiattolo non sono cose da usare, ma sono sistemi viventi, e che la nostra vita è intimamente connessa con la loro, e quindi che tutto è connesso, e che non c'è salute senza salute mentale, e viceversa. Insomma, le cose basilari che però purtroppo sono molto carenti. Concludo dicendo che auspico quindi per le relazioni di aiuto, l'ho fatto più estensivamente per altre professioni di aiuto, che ci vorrebbe un po' chiaro, core competence la collega la chiamava, una bussola la chiamo io dell'educatore professionista, e a mio avviso il nord magnetico di un professionista, che ovviamente è diverso da un lavoratore, un professionista, questo è importantissimo. Un professionista è colui il quale butta il proprio cuore e la mente oltre l'ostacolo, perché si fionda sempre sull'etica e la deontologia professionale, opera sempre in scienza e coscienza per il bene dei propri utenti, se no non è un professionista, è un lavoratore, un semplice lavoratore, magari un lavoratore onesto, ma ce ne corre un professionista. Quindi io devo essere capace di grande generosità, ma anche di grande focalizzazione, di dedizione e intenzionalità, e poi devo avere gli strumenti, quindi etica e deontologia. Poi che devo avere? E devo possedere proprio pedagogia efficace, devo essere trasparenti i miei valori e proporli in maniera trasparente affinché gli altri si possano diversificare e anche rifiutarle. Deve essere validata scientificamente. Sono d'accordo stamani con chi esortava, anche Remo Giobbe, che mi dispiace non sia qui, che lo saluto e gli faccio gli auguri, è proprio che diceva assolutamente, e anche i medici lo dovrebbero, tutti gli psicologi, qui siamo nella stessa barca, o vinciamo o perdiamo questa partita fondamentale. E quindi certo c'è entrata sullo studente, c'è entrata sulla persona, e poi paradigma biopsicosociale. Oggi
dare strumenti che non abbiano la capacità di intervento e che considerano queste basilari variabili, che non sono la sola, bio, psico, sociale, è essere veramente scemi, nel senso manca qualcosa, e anche moralmente responsabili di dare strumenti spuntati e pericolosi. E quindi dobbiamo avere trasparenza, come diceva Fortin, a livello epistemologico, ma anche a livello ermeneutico, e essere noi consapevoli che qualsiasi cosa che diciamo, e anche quando facciamo ricerca, non è la verità, è provare l'ipotesi, ma attraverso quegli strumenti è tutta una decodifica, non c'è mai niente che sia quello e basta, e quindi chi non è d'accordo è in torto. E quindi le trasparenze sui valori ci fanno la possibilità di confrontarsi in maniera civile, invece ricorrere, quando la competenza non c'è, di comunicare efficacemente, è la guerra, la violenza. E quindi una delle competenze che secondo me oggi è doverosa per tutti noi, competenza di comunicazione interculturale, perché quelli che vengono non sono stranieri, ma sono persone che ci arricchiscono, e l'incontro è la cosa più importante, non solo per loro, ma anche per noi. Se vivo in un mondo dove mi invadano, sono uno che ha una vita grama; se quelli che vengono e sono diversi sono ricchezza, io sono sempre più ricco. E quindi dare azioni d'impare, imparare, bellissimo, molto, mi piace, però mica è facile, e non c'è bisogno di volerlo per poterlo fare, bisogna avere competenze. Nella mia ottica, l'educatore professionale deve avere reale contatto, non solo intellettuale, non solo da libri, non solo da formazione, ma proprio con l'utenza, che sia ad apprendere, che sia in un ospedale, in qualsiasi modo, con quella persona, anche quando è brutto, sporco e cattivo, eppure a volte puzza. Questo è il vero test. E insomma, deve essere anche in contatto con il contesto socio-culturale in cui opera. Ma per far questo bisogna essere in contatto con noi stessi, con competenza, significa autoconsapevolezza, e capacità di comprendere che noi costruiamo le nostre espressioni, le nostre esperienze. Vado veloce, ovviamente dobbiamo comprendere come la salute e il benessere, la realtà funziona. Dobbiamo, quando disegniamo, il mio suggerimento, un programma di formazione, essere capaci di vedere se è congruente tra valori, insomma fare una semplicissima, non molto complicata, rete semantica. Insomma, l'empowerment, ce lo dice anche l'OMS, è lo strumento più efficace per promuovere il cambiamento, e promuovere salute è promuovere sviluppo personale e sociale. Quindi ripeto e concludo che le persone sono veramente la maggiore risorsa naturale per ogni scuola, azienda, comunità e nazioni. Essere centrati sulle persone, gruppi e comunità è un investimento fruttuoso per tutte le parti in carico, per tutti gli stakeholders. Le ricerche ci danno che, se ben fatti i progetti, ci hanno ritorni fantastici. Non è una spesa, è un investimento. È un investimento per il futuro di tutti noi, perché siamo tutti nello stesso pianeta e nella stessa barca. Quindi grazie per l'opera che state compiendo, e in bocca al lupo. Grazie.